Molte volte partiamo con un'immagine che proviene dalla nostra macchina fotografica digitale che è già buona, come in questo caso addirittura molto buona. Abbiamo però la possibilità di fare un ritocco veloce di luci e ombre grazie a un controllo particolare che appunto si chiama luci e ombre. La prima cosa che dobbiamo fare ovviamente è duplicare il nostro livello di sfondo per non toccare mai l'originale, dopodiché andando sul menu immagine regolazioni scegliamo ombre luci. Ecco che immediatamente vengono applicati dei valori che sono valori di default che Photoshop sceglie, ma non necessariamente quelli giusti per la nostra foto, sono semplicemente dei valori, delle impostazioni così automatiche, ripeto, indipendentemente dalla nostra fotografia. Quello che possiamo fare è dosare tutto ciò che riguarda ombre e luci per intervenire sia sulla quantità che sulla qualità delle luci, dove per qualità intendiamo proprio l'ampiezza di colori che vengono ad essere toccati dal nostro intervento. Anche in questo senso è importante il ruolo importante che viene dato dal raggio del nostro intervento, perché vedete, a secondo della quantità di raggio che io apporto alla mia immagine, potete notare per esempio in questa zona qui come il cambiamento possa essere sensibile. Chiaramente ogni foto ha la sua storia, per cui abbiamo dei risultati differenti con ogni fotografia. Possiamo regolare naturalmente colore e contrasto dei mezzi toni in modo tale da conferire più dettaglio o più effetto, come dire, morbido, e possiamo esasperare per esempio le ombre, oppure, quindi riportandolo a zero, oppure esasperare le luci con un valore che va da 0 a 50, in questo caso lo riportiamo a 0 anche questo, e diamo tutti i tocchi che ci servono per aumentare anche di pochissimo luminosità e ombre per ottenere un effetto molto molto più incisivo sulla nostra foto. Confrontiamo con l'originale, che a questo punto ci sembra addirittura un pochettino spento al di là di questa zona leggermente bruciata, ma voi sarete sicuramente più meticolosi di me. Detto questo, l'esperimento deve continuare con le vostre foto utilizzando la funzione luci e ombre.